voglio considerare con voi oggi un versetto particolare che è un po' il testamento che Gesù dà nell'ambiente dell'ultima cena, dopo la lavanda ai piedi a Gerusalemme. Tenendo conto che lui già da anni sta insegnando ai suoi e sta trasmettendo quello che è il cuore della sua dottrina, cioè la sua vita stessa attraverso le parole e gli esempi, ha guarito, ha sanato, ha liberato, ha fatto cose importantissime e di una trascendenza enorme. Ricordiamo a casa di Pietro, a Cafarno, quando ha guarito il paralitico e ha detto perché sappiano che ha il potere di liberare dai peccati e di perdonare i peccati, alzati e cammina. Questi sono tutti i fatti che hanno recepito i suoi discepoli. Però se Gesù sente il dovere di trasmettere alcune importanti istruzioni finali incise in una frase, e noi vogliamo leggerle in questo clima, proprio immedesimandoci dell'ultima cena, dell'intimità con i suoi, sapendo che dopo qualche ora sarebbe stato consegnato. Leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetti dal 34 al 35. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. L'amore, amore gli uni per gli altri. Il libro del Levitico, già che è uno dei primi libri della Bibbia, ci dice amerai il prossimo tuo come te stesso. Quindi, dov'è questa novità che Gesù ci dà? La novità che Gesù ci dà è questa. L'amore è già, nei primi passi della Bibbia, comandato. Ma Gesù dice come io vi ho amati. Se noi guardiamo all'esempio di Gesù, l'amore il quale lui chiama i suoi discepoli e chiama noi è un amore che va al di là. È il concetto di prossimo che cambia. Il concetto di prossimo in Levitico è quello che è proprio tuo vicino, l'amico, il membro della famiglia o al massimo l'appartenente al tuo popolo. Per Gesù il prossimo proprio, l'abbiamo sentito anche e lo sentiamo nella parabola del buon samaritano, non ci sono confini per il prossimo. Il concetto di prossimo per Gesù è dilatato. Fino a raggiungere il più grande nemico, diventa il tuo e il mio prossimo. Amarci come Lui ci ha amati. Questo è l'esempio che Gesù ci dà, la novità di questo comandamento che Gesù condivide con i suoi in questo clima, poco prima di dare se stesso, è di una portata enorme. Noi dobbiamo avere un cuore che non deve avere nessun tipo di confine, nessun tipo di chiusura, deve essere aperto, anzi amare i nemici. Tendenzialmente noi amiamo come risposta all'amore, chi ci saluta, chi ci tratta bene, chi ci se prende cura di noi, ed è giusto, ma l'amore al quale Gesù sta chiamando noi come testamento, come veramente come segno dell'essere suoi discepoli, come mostrare al mondo che siamo veramente suoi, è qualcosa di più. È un prossimo che non ha veramente confini, che deve essere raggiunto, che è il nemico nostro, quello è il nostro prossimo. Gesù ci ha dato l'esempio e ce l'ha dato non solo a parole, ma ce lo dà con la sua vita. Dopo qualche ora dà se stesso, offre se stesso come espiazione sull'altare. E quindi questo è il suo comandamento. Cari amici, l'essere cristiani lo sappiamo, è una chiamata e una sfida, perché il nostro Maestro ha fatto cose che per noi è impossibile fare senza la grazia di Dio che lavora in noi. Però se Gesù ce lo chiede, vuol dire che la grazia ci assiste in questo. Abbiamo la possibilità di dilatare il nostro cuore, abbiamo la possibilità, nella grazia di Dio, di accogliere il prossimo che è il nostro nemico e di amarlo. Questo è molto importante per noi, molto più di andare via con distintivi, con croci e con altri ornamenti religiosi per dimostrare che veramente dipendiamo e apparteniamo a Lui. Gesù ci ha detto, se volete mostrare che siete veramente miei, dovete amarvi gli uni gli altri, dovete amare quelli che sono vostri nemici, quelli che vi trattano male. Questo è il vero messaggio rivoluzionario del Vangelo. Gesù in questo senso è veramente un rivoluzionario, perché crea un cataclisma dal punto di vista della mentalità del mondo. È il perdono che vince, è l'amore sconfinato che raggiunge il prossimo che è mio nemico. Allora non occorrono croci nel petto, non occorrono segni religiosi, dimostriamo veramente che siamo suoi e che apparteniamo alla sua comunità di amici. Con questo augurio, tanti saluti dal mare di Tiberiade.